Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Art. Siamo ancora una volta su MotoGP 18. Stiamo per affrontare quella che potrebbe essere la nostra gara più difficile della stagione. Qui a Misano abbiamo fatto la pole di 0,2 secondi su Marquez, ma abbiamo diversi problemi dal punto di vista dell'assetto. Non perdiamoci in chiacchiere, andiamo subito a vedere il giro di pista. Giro qui a Misano, prima curva, si stacca fino alla seconda marcia, da mettere con rispetto perché sennò il freno motore ti manda fuori. Chicane destra sinistra, bisogna accelerare, mette subito la terza, curvone verso destra, si mette la quarta, poi la curva del carro da seconda, sono due curve da raccordare. Terza marcia, si cambia direzione, si va verso sinistra, si cerca di uscire il più largo possibile, di sfruttare tutta la pista senza uscire dal cordolo. Quinta, sesta marcia, poi si arriva alla curva della quercia da seconda marcia, molto stretta, ma bisogna accelerare subito perché poi allarga in uscita. Terza, quarta, quinta marcia, arriviamo al tramonto, la curva più bella del circuito. Qua ci sono le più grandi opportunità di sorpasso, curva difficilissima da fare in seconda marcia a destra. Poi terza, quarta, quinta, sesta marcia, si mettono tutte le marce fino al limitatore perché qua si usa una marcia molto corta e si entra nel curvone in pieno di sesta marcia, cercando di stare attenti a non uscire troppo perché sennò ti danno la penalità. Terza marcia per la curva da raccordare, poi prima marcia per questo tornantino, si chiama proprio tornantino. Seconda, terza, si buttano subito giù, controcurva verso sinistra, la penultima curva. Quarta marcia, si rimette la seconda per l'ultima curva. Sin dalla prova libera qui abbiamo avuto diversi problemi di assetto. Spero di averli risolti, ma c'è il dubbio gomme adesso. World Circuit Marco Simoncelli, dove sta per prendere il via la gara della MotoGP. Le camere della regia. Allora, carichiamo l'assetto. In un tour tra i piloti favoriti per la gara. Vedete della che di oggi non possiamo fare pronostici, ma giudicare dalle Allora, uno dei due l'ho cancellato, però avevo fatto due assetti per la gara. E il secondo si è rivelato essere migliore. Tra l'altro fa molto caldo, quindi la gomma tenderà sicuramente a scivolare molto presto. Speriamo di non dover usare troppi riavvii. Ecco qua la classifica. Ah, un decimo, non due sul secondo, scusatemi. Qua rischiamo veramente di prenderla, Tutti i piloti sono in griglia, concentrazione al massimo perché mancano solo pochi secondi alla partenza del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Prima dentro, ragazzi, gas a martello. E andiamo. È durato troppo il semaforo, raga. Ci ha fatto partire un po' male, però abbiamo mantenuto la prima posizione. Ricordo che ho messo la morbida dietro, non la media. Piccolo cambio di programma. Dai, dai, che prendiamo il largo, dai. Dai che andiamo a prendere un po' di vantaggio. Dovi è secondo. Un po' larghino al tramonto, però poi abbiamo spigolato bene, dai. Accidenti, larghissimo. Ok, qua non è molto utile metterla prima, forse lo era in qualifica, ma adesso no. Dove Marquez stanno arrivando, si stanno avvicinando. Non voglio perdere la concentrazione, quindi non guardo indietro. Non è Dovi, ma è Zarco. E Zarco, non è Dovi. O meglio, Dovi è insieme a Zarco. E qua ci sono arrivati sotto sotto. Non ho capito questi come fanno a frenar così. Eccola, ma ha spinto fuori.
Sì, attenzione a me, però loro che sportellano e fanno il cazzo che gli pare, no, eh. Dobbiamo proteggere. Se Dovi non ci prende il culo, magari. Siamo entrati troppo stretti. Infatti Zarco va dentro. Vedi? Zarco ha fatto un bel sorpasso pulito. Però mo levati dalle palle, zio. Ciao. Sono entrato troppo stretto. Guardate come si buttano, guardate. Devono aggiustarla però sta cosa che loro non prendono danni, eh. È noiosa. Anche il fatto che loro non cadano è molto noioso. Rimaniamo dentro che questi arrivano come delle fionde qua. Zarco sta andando via, raga. Dovi, hai rotto le strapalle. Vediamo di recuperare qui. Larghissimo invece. Guardate quanto perdo in accelerazione, raga. Madonna, che brutta frenata. È stato brutto tutto, a dire il vero. Accelerazione, uscita dal tornantino. Io inizierei proprio da là. Siamo arrivati troppo stretti. Ma che cazzo è, raga? Perché fa così adesso? Non capisco. Perché è andata di traverso? Pure l'ho frenata di anteriore. Ecco, adesso non l'ha fatto, però. Boh. No, raga, sta succedendo di tutto in questa gara. Ma che cazzo sta? Un gradino, dai, su. E suppongo si stia degradando un po' la ruota posteriore, perché non la sento più come prima, tra l'altro. Zarco però è là, non riesce a scappare. O meglio, non ancora. Siamo usciti benissimo dal tramonto. Bellissimo il curvone, l'abbiamo fatto bene. Siamo usciti anche bene dal tornantino.
allarghi invece dall'ultima curva. Anche Zarco col piede per terra, sta tirando anche lui. Dobbiamo cercare di superarlo subito, raga, perché siamo al penultimo giro. Dovizioso continua a essere minaccioso alla quercia. E ora Zarco sta provando a scappare. Non dobbiamo... la madonna! No, raga, qua veramente... Non sono così i cordoli di Misano. Anzi, sono molto più bassi rispetto allo standard. Soprattutto dopo quello che è successo a Tomizawa. No, raga. Non ci siamo. Oh, che imbarcata. Poi qua, boh, non lo so. Sembra di stare in piscina con i trampolini. Attenzione, attenzione a caduta. L'ultimo giro per provare a prendere Zarco. Stretti qui. Caduto Dovizioso. Chi la fa l'aspetti, eh? Non ce la facciamo a riprenderlo, raga. È troppo veloce. A meno che qua non facciamo un tramonto bellissimo. E non ci è riuscito, perché quando abbiamo messo la terza la moto è andata in confusione. Fa niente che andiamo fuori. Questo così no proprio. Sul cordolo, raga, le MotoGP oramai ci salgono quasi fosse asfalto, qua invece non si può, l'anteriore è andato. Niente, raga, niente, e non ce la facciamo a superare Zarco, quindi è inutile tirargli la staccata. A questo punto bravo Johan. Ci guadagniamo un secondo posto in casa, che non è affatto male. Non ci siamo, raga, comunque ci abbiamo centrato l'obiettivo, forse abbiamo anche vinto il mondiale, però non mi piace come è andata la moto. Tra l'altro Cracciolo terzo, che cazzo di podio è, raga? Allora, il mondiale non l'abbiamo ancora vinto. Dovizioso è ancora 95 punti e mancano, se non mi sbaglio, 5 gare. Però al Buriram avremo il primo match point. Yamaha continua a essere in testa di 27 punti e addirittura adesso abbiamo 216 punti sul Ducati Team.
Tra l'altro siamo quelli che hanno fatto meno punti, vabbè, perché ci siamo saltati le prime 5 gare con Yamaha. Ed ecco i protagonisti della giornata mentre si godono gli applausi di team e tifosi. Tutti oggi hanno ci abbiamo provato, raga, ci abbiamo veramente provato, ma non c'è stato verso. La moto non faceva quello che volevamo. Anzi, siamo stati fortunati a non essere troppo picchiati, perché lo sapete benissimo che quando la moto viene picchiata dagli altri perde di prestazioni. Siamo stati fortunati da quel punto di vista. Quindi Zarco fa la sua prima gara in MotoGP, la sua prima vittoria. Ci offre la Honda, però noi rimaniamo nel team attuale. Non ho scelto la Ducati, ovviamente sta ancora caricando. Perfetto. Allora andiamo a sviluppare un po' sta moto. Che viene? Non ne ho idea. Buriram? Ah no, Aragon. Io mi ero proprio dimenticato che c'era Aragon. Allora, qua servono i freni, senza ombra di dubbio. Là. E ci rimangono degli spiccioli per andare anche sulla modulabilità. Perfetto. Concludiamo qui. Va bene ragazzi, allora noi ci lasciamo qui per il momento. Ci vediamo nel prossimo episodio col Gran Premio di Aragon. Un bacione. Ciao a tutti.